Dopo aver visto il tutorial sulla difesa, oggi chiudiamo le basi sul tutorial di attacco. Anche questo video è diviso per capitoli in maniera tale che lo possiate seguire per bene. Per questo tutorial sull'attacco, secondo me dobbiamo partire innanzitutto da alcuni comandi che potrebbero risultarvi nascosti, perché così come per la difesa c'è l'L2 per temporeggiare, il raddoppio che si fa col tasto del tiro a giro, eccetera, così come per l'attacco ci sono dei tasti molto utili che però voi non trovate esplicitati in quelle che sono le impostazioni controller, e sono essenzialmente tre: due per far scattare i giocatori e uno per farli venire incontro, e sono fondamentali per costruire le nostre azioni offensive. Il primo, che è il più semplice, è l'L1 per far inserire i nostri giocatori, quindi vi basterà orientarvi verso il giocatore che volete far inserire, guardate il pad a destra che vi ho messo appositamente per questo tutorial, schiacciate L1, Ferdinand si andrà ad inserire. Stesso discorso, adesso mi oriento verso la Putellas, schiaccio L1 si va ad inserire, verso Bellingham si va ad inserire, verso Araujo schiaccio L1 si va a inserire, verso Yaya si va a inserire e così via. A questo comando c'è una variante che vi permette di essere ancora più precisi, ovvero voi l'L1 lo schiacciate e poi per far inserire il giocatore, vedete io lo sto tenendo premuto, muovete la levetta analogica a sinistra nella direzione in cui volete far inserire il giocatore, per cui voglio far inserire Bellingham che si trova obliquo a sinistra, muoverò la levetta sinistra obliqua nella posizione rispetto alla Rolfo e come potete vedere in questo caso il mio Bellingham si andrà ad inserire. Stesso discorso se ad esempio voglio far inserire in questo caso Ferdinand che ce l'ho alle spalle, L1 e levetta analogica sinistra alle mie spalle, vedete che Ferdinand si va ad inserire. In questo caso dovete essere molto rapidi e veloci, altrimenti questo trick non funziona. Anche in questo caso, guardate qui, io con la Rolfo do le spalle a Ferdinand, quindi in teoria non potrei farlo inserire, ma se vado a schiacciare L1 e la levetta analogica nella direzione di Ferdinand, vedete che Ferdinand si inserisce. Posso farlo anche nella direzione, per dirvi, di Bellingham, che in questo caso si trova di là. Posso farlo tranquillamente ancora una volta nella direzione di Ferdinand per farlo inserire nuovamente, che vedete alza la manina e arriva. Quindi avete queste varianti. In realtà poi su questo L1 e levetta, la direzione che va considerata è quella della palla, per cui se io faccio un cross, vedete, contemporaneamente schiaccio L1 e sinistra, si va ad inserire il giocatore dove in quel momento la palla sta arrivando, ovvero la Graham. Quindi per quanto riguarda gli inserimenti, questa combinazione di tasti è fondamentale e ragazzi sono sicuro che soprattutto la seconda qualcuno di voi non la conosceva. Andiamo a vedere invece l'ultimo tasto che serve tantissimo per attaccare, che è il tasto per far accorciare e far venire incontro i nostri giocatori. Quindi poniamo il caso che noi ci troviamo qui in zona di fascia, vedete la Graham è lontana, però voglio dargli palla. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo schiacciare il tasto del tiro a giro. Vedete che se schiacciamo il tasto del tiro a giro, la nostra giocatrice farà un inserimento al contrario e ci verrà vicino. Ovviamente in questo caso, guardate, ci basterà essere orientati verso il giocatore che vogliamo far accorciare, come nel caso dell'L1. Vedete qui ancora mi viene vicino, qui adesso scatta, adesso torna vicino. Oppure se vogliamo Bellingham, vedete che mi viene incontro. Se voglio Walker, vedete che si avvicina e mi viene incontro. Ovviamente più siamo distanti più questa cosa funziona. Vedete che io ad esempio qui al momento sono isolato, il mio esterno è marcato dal terzino, voglio che si avvicini, eccolo qua, mi rientra dal fuorigioco e io gli passo la palla. Quindi questi tre comandi, ragazzi, assolutamente fondamentali per poi andare ad affrontare adesso tutte le fasi di gioco dalle quali andare a costruire qualcosa di pericoloso. Così come per il tutorial sulla difesa, in egual modo questo sull'attacco sarà diviso per capitoli. Quindi dopo aver visto i comandi di base, ora andiamo invece a vedere quella che è la costruzione della manovra, per cui una fase di attacco che noi andiamo a costruire praticamente dalla nostra difesa, andando passaggio dopo passaggio a cercare di guadagnare campo. Andiamo subito a vedere un primo esempio di gioco. In questo caso vedete che io ho recuperato palla con Walker e la prima cosa che faccio è andare da sinistra verso destra. Per quale motivo è molto importante questo? Perché noi andando a cambiare il fronte dell'azione anche più volte all'interno dello stesso attacco, andiamo a aprire la difesa avversaria, soprattutto quest'anno che il gioco è molto votato ad un pressing centrale. Se noi non allarghiamo le maglie,
creiamo difficilmente le nostre azioni. Quindi guardate qui, io passo da destra verso sinistra, poi da sinistra qui sono già tornato al centro, vado sulla mia punta che di solito è sempre il perno dal quale poi partire con un inserimento, e da qui vado tranquillamente ad allungare la palla di nuovo verso destra. E guardate, io con dei semplici passaggi che andavano da una parte e dall'altra mi ritrovo nella metà campo avversaria in una situazione molto vantaggiosa, perché vedete il mio esterno che è tra le linee, possibilmente solo se io questa palla la do in diagonale magari con una suola. Vedete qui dal radar che comunque si è venuto a creare praticamente anche da questa parte un mismatch, perché c'è l'altro mio esterno libero e solo le due punte sono marcate dai due difensori centrali. Infatti l'azione si svilupperà esattamente così: io con Walker vado a prendermi il centro, vado a prendermi lo spazio, e guardate qui, con l'inserimento del terzino che mi è servito da uomo in più perché ha creato superiorità, si è venuto a creare un varco all'interno della difesa del mio avversario che non è riuscito a starmi dietro, e adesso saranno dolori perché ovviamente la palla arriva sui piedi della Graham che si ritrova dentro l'area di rigore. E poi questa è la più classica delle situazioni di attacco, ovvero la scaletta, perché noi una volta che prendiamo fondo dobbiamo cercare di andare al centro per battere i nostri avversari. Quindi la palla dalla Graham passa dentro alla Putellas, addirittura qui avevo anche l'extra pass su Rashford, ma ho preferito giocarmi la conclusione. Quindi il primo focus che dovete andare a dare è quello di spostare l'azione su vari fronti all'interno di una stessa giocata. Quindi cambiatemi gioco, mi fate dei lanci che sono molto efficaci o me la giocate a terra, ma non vi andate a fossilizzare su un unico lato, perché altrimenti non andate da nessuna parte, anzi andate ad aiutare quello che è il compito della difesa. Quindi fondamentale. Andiamo a vedere quest'altra azione. Questa è ancora una volta un'azione dove vedete dal centro me ne vado a destra. In questo caso mando prima a vuoto un avversario. E qui però vi faccio notare un'altra cosa molto importante, ovvero che nelle azioni dove io costruisco la manovra in mezzo al campo, il tasto della corsa ve lo dovete dimenticare. Dovete cercare di controllare palla e fare dei fraseggi magari a due tocchi cercando di eludere la prima pressione, ma non dovete correre, perché se correte fate due errori gravi. Il primo è che non date al tempo alla vostra squadra di salire, e il secondo è che vi andate a sbattere contro i muri di pressing della CPU avversaria. Inoltre una cosa fondamentale che va imparata nella nostra manovra offensiva è quello che è il movimento dei nostri giocatori, perché se noi ci muoviamo in un determinato modo i nostri giocatori reagiscono alla stessa maniera, motivo per il quale adesso vi faccio vedere proprio questa costruzione della manovra. Vedete che io con Yaya scarico alla Graham, io qui non l'ho chiesto l'inserimento, ma io so che se taglio dentro verso il campo si viene a creare questa situazione tra le linee dove il mio attaccante si andrà a buttare, perché è un movimento che mi fa in automatico. Quindi io qui semplicemente con un movimento senza tasto della corsa rientro verso il campo, vedo che ho questo corridoio possibile, so che l'attaccante di tutti i moduli questo va a prendere la profondità, quindi banalissimo poi il passaggio filtrante che arriva sulla Putellas. Qui mi vado a giocare ancora una volta l'extra pass centrale verso Rashford, batto con il primo controllo l'avversario e concludo in maniera molto semplice. Vediamo ancora un'altra azione, vedete io qui come nel cerchio di centrocampo in maniera tranquillissima gestisco la palla, e in più potete vedere da questo frame che vado con l'L1 a chiamarmi l'inserimento di Neymar. Perché? Perché qui il suo terzino esce alto grazie al mio temporeggiare, si viene a creare un corridoio dove Neymar farà valere la sua velocità, quindi lo faccio inserire anche per portare via pressione. Quando arriva più o meno nella zona di tranquillità gli passo la palla. E adesso però un'altra fattispecie, perché quando costruiamo l'azione ci troviamo in fascia, ragazzi, se l'avversario ci concede spazio noi questo spazio lo dobbiamo aggredire, sempre per due motivi. Il primo motivo è che se noi dovessimo fermarci e decidere di tornare al centro, ragazzi miei, qui praticamente troveremo una morsa di maglie del nostro avversario e non ci sono nostri uomini, quindi finiremo col perdere il pallone, anche e soprattutto grazie a questo raddoppio. Mentre se noi andiamo a prendere campo, quindi andiamo ad aggredire grazie alla velocità dei nostri esterni questa porzione di campo, ragazzi, che è totalmente libera, che cosa facciamo? Come vi dicevo prima,
noi diamo il tempo alla nostra squadra di salire, perché chiaramente i nostri giocatori andranno ad attaccare l'area di rigore, così come Neymar l'andrà a fare dalla sua parte, e avremo modo di poter fare la nostra azione a scaletta. Per cui con Neymar vedete che io qui mi prendo campo, poi mi fermo. In questo caso si è venuta a creare la situazione che vi dicevo, perché mi ha chiuso, però vedete, adesso supporto, perché ho la classica situazione dove i miei uomini in più sono i centrocampisti, l'altro è qui, lo potete vedere dal radar, che iniziano praticamente a scambiarsi il pallone per poi imbucare le nostre punte, e abbiamo anche la punta che sta arrivando con l'ausilio dell'esterno che anche sta arrivando, quindi dentro l'area di rigore si sta per configurare un 2 contro 2 che potrebbe essere un 3 contro 2 se questo centrocampista va a dare una mano. Però in questo caso dunque che cosa faccio? Vado a appoggiarmi sul centrocampista che arrivava da dietro. È ancora fondamentale la roba che vi dicevo, conoscere i movimenti, perché nel momento io in cui sono in questa situazione, ragazzi, è matematico, arriva sempre il nostro CC che abbia resta dietro o niente a dare una mano. E il nostro CC diventa playmaker fondamentale, uomo in più, perché guardate qui, adesso la palla la va a giocare lui. Quindi Bellingham, guardate, porta un po' palla, aspetta il momento giusto, perché guardate, il mio avversario è preoccupato dall'attaccante che è in una zona franca, perché con il mio movimento io ho aspettato che si venisse a mettere nella posizione giusta, quindi gli vado a passare pallone, arriva da Alexia Putellas che tira di mancino e segna. Vediamo ancora un altro esempio, questo sempre dalla sinistra vado poi a destra come potete ben vedere, e qui c'è quello che vi dicevo prima, il temporeggiare, perché come potete vedere dal proseguo dell'azione che arriverà a breve, io qui con la Graham vado a triggerare l'inserimento di Walker che adesso è leggermente fuori fuoco ma è qui, quindi io triggerando la corsa del mio terzino, praticamente ragazzi vado a creare una prateria incredibile, perché vedete il suo esterno è fuori gioco, i suoi difensori centrali sono messi malino e il suo terzino è fuori posizione. Quindi io andando a creare questa superiorità, chiamandomi l'inserimento con l'L1, guardate, temporeggiando, aspettando il momento giusto, vengo a far creare all'interno dell'area di rigore una situazione di 4 contro 3, perché ho l'attaccante che arriva solissimo, quindi so che se temporeggio posso dargli questa palla, temporeggio, scaletta, parla per la Putellas, ovviamente l'avversario qui va in panico con le switchate, per Rashford, rete, semplicissimo. Quando facciamo la nostra costruzione della manovra, cosa può succedere? Può succedere che nell'andare a fare la nostra ragnatela di passaggi non siamo così bravi a liberare a porta sguarnita il nostro giocatore e quindi dobbiamo battere l'avversario. Cosa significa? Dobbiamo superarlo in uno contro uno. Quindi quest'anno abbiamo fondamentalmente due opzioni, quella dei micromovimenti con la levetta analogica oppure fare una skill. Quali sono le skill più importanti nell'uno contro uno? È presto detto, per me il tacco tacco, il reverse elastico, la suola e lo scoop turn, su cui arriverà un tutorial dedicato perché è un po' la mia signature, la special che faccio sempre, e anche l'elastico normale, e non vi dimenticate ovviamente del doppio passo per prendere campo. Qui cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere proprio quanto vi sto dicendo, perché vado a triggerare, come vi dicevo in precedenza, due inserimenti, sia quello della punta che quello del centrocampista con L1 e analogico all'indietro, perché non per dargli la palla, ragazzi, ma per far sì che questo difensore si dovesse preoccupare del centrocampista che arrivava liberando lo spazio per il mio giocatore sopra. E infatti è proprio quello che succede. Con Nunez qui io temporeggio, aspetto il movimento dei miei giocatori, si libera Odegaard e c'è questa situazione di uno contro uno dove vado a performare un tacco-tacco per battere il difensore. Come si fa il tacco-tacco? Levetta analogica a destra dove state andando e poi subito opposta. Quindi in questo caso ho fatto levetta sinistra-destra. Poi Odegaard si mangia il gol, però io avevo battuto il mio avversario. Vediamo ancora un'altra situazione. Qui recupero palla, sempre con Bellingham. Vedete come non affretto i tempi. Vado sempre al centro e il giocatore che si trova al centro diventa playmaker. Vedo che c'è questa situazione di potenziale uno contro uno di Rashford contro il suo Van Dijk. E questa è proprio la situazione ideale per il reverse elastico, che si fa ovviamente con il movimento opposto a quello che è l'elastico. Trovate tutti quanti i tutorial sul canale dei giochi vecchi, ma il movimento è uguale. Dovete prendere come riferimento la spalla e fare un movimento anti-orario a 180 gradi.
E quindi qui vado a fare appunto il reverse elastico, lo batto e poi vado a calciare con il verde e vado a segnare. Quindi ragazzi, quando vi ritrovate in questa situazione qua, non abbiate paura, una skill serve. Già con un giocatore con 4 skill andate bene perché riuscite a fare un tacco-tacco, con quelli da 5 skill avete tutto il repertorio. Ovviamente cosa succede se noi l'azione non la costruiamo? Dobbiamo andare in contropiede, quindi vuol dire che il nostro avversario ha commesso un errore o siamo stati bravi a recuperare altipalla, dobbiamo approfittare di questa situazione. Quando è che andiamo a costruire un'azione in contropiede? Quando la squadra dell'avversario è messa male o comunque è messa quasi tutta a ridosso della linea di centrocampo, quindi noi gli dobbiamo dare il tempo di rischierarsi. Andiamo a vedere degli esempi. Come possiamo vedere qui, sono in possesso palla con Yaya Touré, lui ha praticamente tutta la linea a centrocampo, i terzini messi discretamente male e non ha l'aiuto dei centrocampisti. Cosa faccio allora? In rapidità, qui tocchi di prima, veloci ragazzi, palla avanti, palla dietro per far scattare il nostro giocatore. Qui vedete che da Neymar vado su Rashford. Rashford attende l'inserimento di Neymar, perché ovviamente quando voi fate scattare un giocatore, raga, la palla cercatela di giocare da un'altra parte, così togliete focus all'inserimento del nostro attaccante. Quindi la palla va dietro a Bellingham, che aspetta il momento propizio per servire tra le linee Neymar. Neymar ovviamente si va a prendere campo, però aspetto l'arrivo dei miei compagni, perché se lui mi avesse continuato a seguire questa corsa mi avrebbe isolato e mi avrebbe chiuso. Quindi cosa faccio? Mi fermo, il mio compagno di squadra arriva al centro, io la palla la passo una volta a Rashford, un'altra volta alla Puteglias, tre passaggi praticamente, gol. Vediamo ancora un altro esempio. Qui vedete che usciamo molto veloci perché il nostro avversario, guardate, è i difensori nella mia metà campo, quindi capisco che devo velocizzare, non devo dare modo alla sua squadra di ricompattarsi. Palla ancora al centrocampista, guardate come ho fatto triggerare ancora una volta l'inserimento e ho distolto l'attenzione. Non sono rimasto con la palla sull'esterno qui, perché altrimenti magari sarei stato chiuso dal suo difensore. No, invece me ne vado nel cerchio di centrocampo, quindi distogliendo l'attenzione. Infatti vedete che lui qui non controlla il difensore per coprire questa corsa, perché è più preoccupato a coprirmi questa linea sbagliando. Aspetto ancora una volta il momento giusto, la palla arriva sulla Puteglias che la controlla perfettamente, arrivo davanti la porta, tre passaggi, ho fatto gol. Vediamo ancora, qui praticamente solo due difensori nella sua metà campo, si deve correre, qui è quando schiacciamo il tasto della corsa. La Rolfo prende tutto il campo possibile, taglia in diagonale perché io so che se vado dentro al campo il mio esterno in automatico se ne va fuori. Conoscenza dei movimenti dei giocatori, raga, importantissima. Quindi qui cosa succede? Con la Rolfo faccio andare Neymar con il movimento. Qui ragazzi, questa prateria va presa tutta. Non bisogna avere paura del suo giocatore che mi sta venendo a difendere, perché vedete qui non c'è modo di fermarmi. Rashford è in una gabbia, la Puteglias è in ritardo, da quest'altra parte perdo un tempo di gioco. Quindi ancora una volta io corro. Ma perché corro? Per far arrivare i miei giocatori che so che verranno. E infatti Neymar qui corre, si prende il campo, vedete sta arrivando Rashford, vedete sta arrivando la Puteglias al centro, io mi prendo tutto il campo possibile per cercare di avere i giocatori in posizione, c'è questo mini corridoio, la palla la servo, gol semplicissimo. Andiamo a vedere quest'altra situazione, qui è leggermente messo meglio, però i suoi difensori sono tutti a ridosso della linea e il terzino è messo male, quindi palla alla Rolfo e in questo caso una suolata, perché vedo che ho il mio giocatore ancora una volta che se taglio dentro al campo si inserisce. Una prateria per Rashford, raga, questo è fatto contro un pro player, sto gol penso veramente da antologia. Si butta dentro Rashford, che faccio qui? Sono in ritardo, se io corro troppo vengo chiuso da Ferdinand, se mi fermo c'è Gullit, vabbè la squadra che c'aveva questo, c'è Gullit che mi chiude la Puteglias, allora io raga faccio un passo e temporeggio, perché se temporeggio do tempo al mio giocatore che sta arrivando di farsi vedere, quindi faccio una suola, la scarico, poi qui che cosa posso fare? Posso andare avanti, ma lui col difensore potrebbe autobloccarmi, muovermi il portiere, allora io so che se faccio un altro passo il mio giocatore esterno continua ad attaccare la porta e a quel punto non c'è più scampo, quindi vado a dare la palla sul secondo palo, lui era rimasto per l'autoblock e vado a fare gol. Questa ve la faccio vedere anche senza interruzioni, raga, perché è proprio il manuale del contropiede. Con due passaggi siamo andati in porta.
Scambio con Neymar che dà alla Rolfo. La Rolfo va dentro per Rashford che si butta in diagonale. Aspetto l'arrivo del mio giocatore, prendo tempo con un controllo e poi la passo all'esterno. Ragazzi, questa è stata veramente, penso, una delle azioni di contropiede più belle che ho fatto. Un'altra dinamica che si potrebbe venire a generare sia quando costruiamo, ma soprattutto nelle azioni di contropiede, è quello dell'inserimento che noi andiamo a premiare con un cross che può sia evolvere in un controllo e tiro che in una sponda. E vi faccio vedere di cosa sto parlando, perché in questo caso, come potete vedere, abbiamo Neymar che conduce palla, ma è abbastanza in una situazione difficile perché i difensori potrebbero chiuderlo. Però abbiamo sul centro del campo il nostro attaccante che è liberissimo. Allora, come al solito, so che se porto palla il mio attaccante continua ad attaccare la profondità. Quindi arrivo in una zona dove, vedete, se gliela do bassa me l'autobloccano, se faccio un filtrante me lo bloccano. Raga, la palla quest'anno la alziamo, perché i cross con cerchio senza premere niente funzionano. Quindi io gli do questa palla morbida morbida che controllo e vado a calciare. Questa situazione qui è proprio l'ideale. Però fate caso che magari questo cross arrivava con un difensore centrale che si trovava qui. Era comunque una giocata da fare questa. Per quale motivo? Perché se il cross arriva sul nostro giocatore, a quel punto invece di controllarlo e tirare, possiamo scaricare sull'esterno. Le sponde quest'anno con queste pallette, soprattutto con determinati moduli, sono molto efficaci. Per cui non abbiate paura di alzare queste giocate qua. Anzi, provatele, sperimentate zolle dalle quali potrebbero funzionare. Io vi dico che più o meno in questa porzione di campo qua, se arriva un giocatore da quelle parti, il cross esce abbastanza simpatico, sia per calciare che per spondare. Poi fate sapere anche voi se magari l'avevate già vista questa cosa, però vi assicuro che è game changer. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere come al solito nei commenti se lo avete gradito. Vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!